Ciao a tutti, spero siate in forma. Ci incontriamo oggi per scoprire i 7 migliori ultrabook sul mercato. Ma prima di proseguire, ti ricordo che trovi tutti i link in descrizione. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e cliccare sulla campana delle notifiche per non perderti le novità. Eccoci qua, scopriamo subito i 7 migliori ultrabook sul mercato. In questo momento il mercato è invaso da una tonnellata di laptop che si vendono come macchine di taglia unica, desiderosi di accontentare tutti. Da creativi a giocatori, professionisti e imprenditori, la promessa viene purtroppo mantenuta di rado. Tuttavia, l'ultimo Dell XPS è un ultrabook che soddisfa le esigenze del maggior numero di persone. Ogni elemento di questo computer plasma perfettamente quello che dovrebbe essere una risoluzione 4K per un ultrabook del 2021. Uno splendido schermo, una tastiera più che comoda, altoparlanti che offrono un suono ricco e un trackpad ergonomico e davvero utile. I suoi 15 pollici sono perfetti e gli permettono di essere trasportato facilmente. Ciò che rende la sua ergonomia sono i 18 mm di spessore, in altre parole non occuperà troppo spazio nel tuo zaino. Anche all'interno si avvicina alla perfezione ospitando un processore Intel Core i7 Comet Lake di 10ª generazione, supportato da 16 GB di RAM e una SSD da 512. Se ci fosse una piccola lamentela, sarebbe il peso. Con 2 kg sulla bilancia rimane un po' pesante e merita un po' di dieta. Tuttavia, la sua lunga autonomia e potenza, più che sufficiente, ci fanno dimenticare rapidamente questo dettaglio. Questo ultrabook firmato HP è adatto soprattutto ai professionisti. Elegante, è dotato soprattutto di finezza, incorpora caratteristiche di sicurezza molto avanzate. Ha anche una durata della batteria di 8 ore e un'esperienza di digitazione indimenticabile, per non parlare dello splendido display Full HD da 13 pollici. Diventa così l'assistente ideale per molti imprenditori. HP Elite Dragonfly ha un bellissimo touchscreen che ti consente di leggere o lavorare su qualsiasi contenuto multimediale. Grazie alla sua connettività LTE potrai condividere i tuoi dati mobile direttamente dalla SIM card. HP è alimentato da un processore Intel Core i7 di 8ª generazione. Non è quindi il più veloce sul mercato, ma non siamo poi così lontani. Supportato da 16 GB di RAM e una SSD da 512 GB, può seguirti in una moltitudine di attività. Lo Yoga Slim 7 è uno dei primissimi ultrabook sul mercato a includere un chip mobile AMD di nuova generazione. Una scelta eccellente da Lenovo, che offre un computer ad alte prestazioni eccellenti a un prezzo sempre ragionevole. Troviamo quindi un processore AMD Ryzen 5 4500 unità di nuova generazione, supportato da 8 GB di RAM. Ha 6 core e 6 thread con un clock da 2,3 e 4 GHz e un SSD da 512 GB. È quindi versatile e può gestire editing video leggero, ma anche videogiochi a basso consumo e automazione d'ufficio. È ottimo anche in termini di durata della batteria, in quanto può raggiungere facilmente le 10 ore di autonomia. Rimane compatto e leggero, non supera i 14 mm di spessore e pesa 1,4 kg sulla bilancia. Per quanto riguarda lo schermo, i 14 pollici sono ricoperti da un pannello IPS Full HD di successo e da vetro temperato per una migliore durata. Sarebbe difficile costruire questo top senza la leggerezza e la finezza di Apple. La sottigliezza richiede il MacBook, che ha uno spessore di 4,1 mm, il che è difficile da battere. Se non è ancora perfetto, il MacBook Air 2020 è il laptop più accessibile del marchio. Questo modello riprende le caratteristiche esatte del modello precedente, che erano già eccellenti, con finiture impeccabili. Apple presenta qui uno schermo LCD IPS con una bella definizione e una grande calibrazione del colore.
Quando si tratta di prestazioni, offre prestazioni impeccabili per l'ultra portatile. Il lavoro svolto sul chip M1 e l'integrazione è quasi perfetta. La macchina consuma poco, riscalda poco ed è più efficiente che mai. Il chip offre le migliori prestazioni grafiche sul mercato. Dal punto di vista del software, Apple ha portato una revisione grafica completa e di successo di macOS. Questa versione, modernizzata, gestisce molto bene le nuove app ARM, così come l'Intel X86 grazie a Rosetta. Il Galaxy Book S è molto ben costruito. Sottile e piuttosto leggero, è difficile trovare difetti nel design. Il display Super AMOLED è probabilmente la più grande riscossa di questo prodotto. Contrasto perfetto, colori accurati e buona definizione del display rendono questo ultraportatile un ottimo prodotto. Dal punto di vista delle prestazioni, è un Intel Core i5 di ottava generazione. Ha 8 GB di RAM e 128 di spazio di archiviazione. È sufficiente per quasi tutte le attività tranne videogiochi pesanti. La tastiera e il touchpad sono efficaci e piacevoli da usare ogni giorno. Il design del Surface Laptop 3 è guidato dalle sue eccellenze e finiture e dalla sua combinazione di tastiera touchpad tra le migliori sul mercato. Le cornici sono più sottili attorno allo schermo, solo il Thunderbolt 3 manca di perfezione. Ha un bellissimo touchscreen ben definito che piacerà a quante più persone possibile. Incorpora uno schermo da 13,5 pollici con un pannello LCD IPS Full HD. Dal punto di vista delle prestazioni, Surface Laptop 3 è dotato di un processore Intel Core i7 di decima generazione, con 16 GB di RAM e 256 di spazio di archiviazione. Se l'Ultrabook non è progettato per eseguire videogiochi, può farlo con i meno avidi. D'altra parte, puoi fidarti di lui per tutte le altre possibilità. Quanto alla durata della batteria, ha una media di 19 ore di lavoro prima di doverlo ricollegare. L'Ultrabook di Huawei racchiude un processore AMD Ryzen 5 tagliato con 8 GB di RAM e una SSD da 256 GB. Fa tutto quello che fa in ufficio e nel design. Resterà comunque sul pavimento per tutto ciò che è troppo avido di videogiochi. È dotato di un bellissimo schermo Full HD da 15,6 pollici, con cornici estremamente sottili, e offre un eccezionale tasso di occupazione dello schermo dell'83%. Con meno di 1,5 kg sulla bilancia, è leggero e sottile. Ha un sensore di impronte digitali integrato direttamente nel pulsante di accensione. Dal punto di vista software, Huawei può continuare a utilizzare Windows 10 perfettamente e aggiunge PC Manager e Huawei Share. Entrambi ti consentono di gestire facilmente il tuo computer e smartphone. Infine, dal lato autonomia, ha una media di 6 ore di lavoro prima di doverlo collegare alla corrente. Ed ecco amici, è tutto per oggi. Se il video ti è piaciuto, sentiti libero di mettere mi piace. Ti ricordo che puoi trovare tutti i link in descrizione. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di attivare la campana di notifica in modo da non perderti nessuna novità. Quanto a me, ti troverò presto nuovissimi gadget high tech. Stammi bene e ciao ciao!